بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن باب هو أكبر الأبواب في هذه الأيام لدعوة الناس إلى الشرك بالله، بل الشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم. Parliamo ora dell'argomento che rappresenta uno degli argomenti di questi tempi in cui si richiama la gente al Ashirk e non solo Ashirk, ma bensì Ashirk maggiore che faceva del Sahir. Mahia, Sahir al-Bawah. Qual è questo argomento o questo portale? Naam, Allah. Al-Sahir, naam. La magia. أولا الساحر يكفر كفر أكبر مخرج من الملة، لا شك في كفر. نعم. Non c'è nessun dubbio che il mago è un capo di un kufr maggiore che fa uscire dall'Islam. نعم. وكل من رضي بالسحر. Chiunque si compiace della magia. أو صدق السحر. O crede nella magia. هذا هو السحر. Questo è uguale al mago. Come riconoscere il mago? Abbiamo preso le condizioni e la scelta non ha bisogno di fare la norma sharia, perché la norma sharia è sharia. Abbiamo preso prima le tre condizioni che rendono la doppia sharia e queste tre condizioni sono quelle che definiscono essere. Quindi se nel caso non iniziano a mancare, la doppia diventa sharia e diventa cerchina. Parla con dice parole non comprensibili e che nemmeno si sentono. Menziona nomi che non sono i nomi di Allah, bensì i nomi di diavolo. E fa sì che tu ti leghi a questi nomi. E come tra le condizioni che abbiamo ricordato che si consideri la doppia causa, mentre il mago vuole che tu ti leghi a lui e non a considerare la causa. Wa balasna ilaj indi lan tajid ilaj afdali ali. Dice ascolta, la cura la trovi solo presso di me, non troverai nessuno che può curarti se non io. O ba'd 3 sa'at la yusma'a. E dopo che fra 3 ore, dopo 3 ore adesso io non sono più responsabile di te. Yaqulu min 'alamat as-sa'a yaqulu ashya يعرف عنها المريض. Chiede delle cose che il malato non può dare, non può presentare. قد لا يطلب ماء مباشرة لكن يلوم حتى يأخذ الماء. Non chiede denaro. نعم. Non chiede denaro in modo diretto. Però potrebbe raggirarlo per ottenere il denaro in secondo momento. فيقول ما خطير جدا. Inizia a dirgli la tua malattia è molto grave. وتحتاج إلى حمل السحر إلى قرب يتيم. Ebbene, sciogliere questa magia hai bisogno di قرب يتيم. Di una scimmia orfana. هذا يقول أنا من أين أعطي بقلبي؟ أنا لا أستطيع أعطي بقلبي، كيف أعطي بقلبي يتيم؟ E questo gli dice, ma io non posso dare la possibilità di portare nemmeno una scimmia. Come faccio a sapere se la scimmia è orfana? قال طيب. اتني بفاء اعمى. ليه؟ allora portami un topo cieco. هذا اصعب من الاول. Questo è più difficile che il primo. يقول سهل عندي من ياتي بهذا القرد او الفأر من ادراك افريقيا يحتاج الى 5000 طن. Bene, tu non riesci, io so chi può portarmi la cimica o il topo dalla giungla africana e però c'è bisogno di 5000 euro. Ordina al malato di compiere opere illecite. Gli dice non pregare. Quando mangi non ti rischi. Non lavarti, non pulirti dall'urina.
no tu sei malato e quindi hai delle giustificazioni per scusare. Ma la volontà di Dio è malato sempre. Gli dice, è indispensabile che tu sgozzi un gatto senza dire un sfidare. Le mani. Per quale motivo? Ma tu hai scelto. Fa, per sgozzare per il diavolo. Per scelto la tua per Dio. Perché i diavoli non hanno i gatti. هناك شيء لديه يسمى بالصف والعقل يعني يجعل هو يدعي هذا يجعل الرجل يحب امرأة أو ينصرف عنها نعم المادة ها si basa nella sua magia su due cose o l'avvicinata o l'allontanata ad esempio avvicinare un uomo a una donna oppure allontanare un uomo a una donna العقد مع النوم من علامات الساعة i segni del mago, fare i nomi e soffiarci sopra. Chiede il nome della madre. Appena lo chiami, gli chiede subito: qual è il nome di tua madre? Questo è il mago. Tra i segni del mago, l'osservazione delle stelle. Scrive delle lettere in modo singolare, ad esempio scrive con un Allah Ahad, poi scrive sì, una S. O fa delle tabelle con scritte dentro delle lettere o dei numeri e fa delle stelle. Legge il Quran della madre. La lettura della natazione del caffè. Questi sono segni per capire che contro il destino del mago. Fil Fatim, كان اتيان الساحر امر صعب صعب جدا per il ساحر صحيح صعب una volta era molto difficile trovare un mago الان اتيان الساحر من اسهل ما يكون في الثواني تصل للساحر oggigiorno invece trovare un mago è una delle cose più semplici يأتي يجعلش يأتي إلى بيت الساحر أو إلى مكتبه نعم لا a casa o nell'ufficio del mago أو يرسل له رسالة أو gli manda un messaggio فتح القنوات التلفزيونية in alcuni canali فتح القنوات التلفزيونية كان مات الساحر vi sono alcuni canali televisivi nel momento in cui una persona si mette a guardare questi canali dove ci sono i maghi è come se fosse andato dal mago di Natale oppure va e visita il sito di questo mago è come se fosse andato a casa sua la lettura dell'oroscopo solo il fatto di aprire l'oroscopo per andare a leggere ciò che è scritto sotto il proprio segno è come se si fosse andato dal mago. Oppure manda un messaggio a uno e gli raccomanda di andare dal mago. È come se fosse andato lui stesso. Alcune donne che Dio mi rinnoia loro. E la donna si lamenta del proprio marito. E ho paura che se ne si sposi la seconda. E la sua amica le dice facile, semplice. Dice, Allah ti faccio una magia che renda tuo marito come se fosse un anello nel tuo dito. Tu non fare niente, non andare al mare, non fare niente, faccio io tutto per te. Solo così per un favore. Per Allah? Ah, per Iblis? No, per diavolo. Faida, al mara al manca, che anni ha di caido se questa donna, la moglie, non rimane
questo operato è come se lei stessa fosse andata da noi. Tutto ciò che abbiamo ricordato è come se fosse come se la persona andasse da noi. Non vengono accettate a chi fa qualcosa di questo che abbiamo ricordato la preghiera per 40 giorni. وإذا صدق كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. E se vi crede in questo, allora è infedele riguardo ciò che è sceso sul profeta صلى الله عليه وسلم. هذا قد لا يصدق الآن عندما يسمع الكلام من الساحر أو في القناة التلفزيونية أو في المجلة التي فيها أمراض. Subito la persona magari sente ma non crede a quello che ha sentito o legge, per esempio nell'oroscopo o sente nel canale, subito magari non crede in quello che sente. Perché il radio sente più davanti a solo la voce di una acqua, a propensare a parlare all'Abraham, vuoi dire che ha messo la questione, ma che parla per non girare Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. E invece, cioè, magari all'inizio non gli crede, però potrebbe capitare che il giorno dopo accada qualcosa che il mago ha detto il giorno prima e creda poi in un secondo momento a quello che ha detto e diventa infedele di ciò che è sceso sul profeta sallallahu alaihi wasallam. E anche il o perché i maghi e gli oroscopi parlano di cose generali che capitano a tutti. Gli dice, ti verrà una buona notizia, ti verrà una cattiva notizia, o ti succederà questo, tutte cose che succedono a tutti. Aslan, tarabba sigar ala anna sihr amr jaiz ma'ruf la shakka fi jawazihi. I bimbi sono cresciuti sapendo che la magia è qualcosa di lecito, possibile, che non rappresenta nessun problema. Il cartone animato, ad esempio, sono tutti pieni di magia. Il mago, la fata, lo stregone, eccetera. E viene il bimbo che guarda i cartoni e poi magari quando il padre dice, papà, hai visto il mago che ha fatto questo? E il padre dice, ma c'è andato davvero? E invece il bimbo pensando che la magia fosse qualcosa di normale. E sono arrivati a sapere per molti anche quelle formule che questi maghi dicono nei cartoni animati. E quando gli capita una situazione simile, in famiglia ad esempio vogliono nascondersi o vogliono fare qualcosa, pronunciano queste formule che hanno imparato per molti dai cartoni. Noi adesso consideriamo ad esempio che la magia sia avvenuta, nonostante che molte delle persone non hanno altro che sussurri. Dice che io sono sotto magia e che io sono stato colpito da occhio. E sempre si lamenta con i parenti, con gli amici, io sono un che ha subito una ciglia, io ho un occhio, io sono malato, eccetera. Vai. E la volta se avviene davvero la magia, ma volena. Qual è la cura? La magia si cura tramite due modi. Un modo lecito e un modo che è possibile considerare lecito. Al-tariq alladhi la yumkin
Allahu a'lam. Il modo che non si può, non può essere considerato lecito in nessun modo è sciogliere la magia con magia. E questo non può essere detto da nessuna persona che dice. L'imam. Per quale motivo? Fare l'etichetta. Perché è contraria il Corano. La sunna. La sunna. Ma poi la sahaba, se la bella la imma. E i detti dei compagni, dei miei predecessori, che tutti sapete. E rende, indebolisce il fatto di curarsi con il Corano. E rafforza la posizione dei mani. E c'è qualcuno di intelligente che si curi con qualcosa, che lascia qualcosa, la cura certa per andare a curarsi con qualcosa di improbabile. Poi questo mago che vuole curare, cosa che fa in favore del malato? Gli fa un'altra magia. Il malato prima aveva solo, subiva solo una magia, andando dal mago per curarsi della prima magia ne ha due di magia. Quindi non ha guadagnato nulla. Non me lo so la marina. E questo malato, se guardasse pazienza, cosa guadagna? Al paradiso. Il paradiso del profeta Salasella subì magia. Cosa fece? Rimase 6 mesi a leggere su se stesso affinché la sua uomo imparasse la pazienza. Quindi non è possibile sciogliere una magia con un'altra magia. Perché questo mago non potrebbe mai farti nulla se non in cambio del tuo avvicinati al diavolo. E se ti avvicini al diavolo, ecco che scioglierà la tua magia. Quindi qual è la cura della magia? La rubbia sharaitica con le tre condizioni che abbiamo ricordato. Le cure lecite come il prendere miele o farsi il hijab. L'invocazione. E all'infuori di ciò che abbiamo ricordato è proibito e non c'è dubbio sulla sua prevenzione.